Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. E allora, quel famoso allenatore, quello che ha vinto 5 scudetti, come si chiama? Come si chiama? Aspetta, come si chiama? Aspetta. Asciughino. Scusate. Quel famoso allenatore dichiarava a suo tempo: a gennaio siamo tutti completi e quindi si ricomincia. Nel senso che sarà un'altra storia. Sempre quell'allenatore. Mi sfugge sempre il nome, perché sto diventando vecchio e mi dimentico i nomi. E quindi, infatti, a gennaio saremo con la Cremonese senza Vlaovic, che oggi ha iniziato a correre. Poi di Vlaovic, poi qualcuno mi spiegherà cosa cazzo è andato a fare al mondiale con questa pubblicità che lo attanaglia. Lì c'è un alone di mistero che non finisce mai. De Sciglio, anche se non conta e non basta, però nei comunicati De Sciglio, quando si è fatto male, i comunicati parlavano di 10 giorni. 10 giorni o 10 anni, non lo so, 10 mesi. Poi Chiesa un anno per un crociato, forse sarà disponibile in panchina, era un affaticamento leggero, forse un affaticamento forse se la farai per la panchina. E poi naturalmente il Pogba, l'inutile Pogba, Paredes, Di Maria e quindi. Le parole famose che a gennaio saremo completi già vengono subito immediatamente sfatate. Per quanto riguarda la partita di oggi, non me ne fotte un cazzo nella maniera più assoluta. Sono semplicemente contento che i giovani entrano, fanno del loro entusiasmo la virtù migliore, se ne fottono dei diktat di questo allenatore. Come si chiama questo allenatore? Aspetta, non mi entra in mente. Che cazzo sei? Non ti entra in mente un allenatore che ha vinto 5 scudetti, dovresti ricordarti la bomba, la bomba. E invece non mi. No, 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 non mi entra. E che ci posso fare? Quindi con la Cremonese vediamo. Se siamo quelli del primo tempo ci asfaltano. Se invece abbiamo la sfrontatezza del secondo tempo, magari qualcosa di buono riusciamo a fare. Tutto là, tutto là. Quindi questo è quanto. Questo soprattutto è quando ha dichiarato. Come si chiama questo allenatore? Ma me lo puoi scrivere da qualche parte così io subito, perché non riesco a ricordare il suo. Asciugina. Quel giorno che te ne andrai, saprò io cosa fare. Ma se c'è incazzare, fino alla fine forse io.